Per raccontarvi questo mondo, abbiamo invitato Luca. Luca è un direttore commerciale della Acme, chiaramente sostenibile esistente, un'azienda che vende prodotti e servizi del settore manifatturiero. Quindi diciamo che è un prototipo in qualche modo del direttore commerciale di un'azienda emiliano-romagnola. Noi siamo basati a Modena, quindi conosciamo bene questo contesto. E magari alcuni di voi sono in questa stessa situazione. Qual è il mestiere di Luca? In quanto direttore commerciale ha tutta una serie di attività che deve continuamente portare avanti. Sono tipicamente quelle di una direzione commerciale, chiaramente tutto molto semplificato, quindi deve trovare nuovi clienti in Italia e all'estero. Deve riuscire a lavorare sul tempo di vendita, sul processo di vendita, quindi diminuire il tempo necessario a chiudere una vendita. Questo è un concetto che riprenderemo dopo. In questi mesi questo tempo chiaramente si è dilatato molto. Deve stimolare le attività di cross-selling, upselling, reselling verso i clienti attivi. Quindi cosa vendere a chi, cosa riuscire a rivendere a chi. Deve, ad esempio, introdurre nuove risorse commerciali. Questo è un altro tema con cui i direttori commerciali hanno molto a che fare, ovvero abbiamo una nuova persona nel team commerciale, ma come facciamo a portarlo a un modello, a dei processi che abbiamo condiviso, stabilito. Molto spesso l'area commerciale non è molto forte su questa parte, che vuol dire che tutto si affida alla capacità della persona. Allora, senza nulla togliere alla capacità della persona, che stiamo parlando di una risorsa commerciale piuttosto che un ingegnere, non cambia, resta il fatto che se io come direttore commerciale voglio lavorare sui risultati, devo occuparmi anche dei processi con cui lavorano le mie persone, come qualsiasi altro. Luca si trova a svolgere questo tipo di attività, è la sua missione lavorativa, in un mondo che via via è cambiato, un mondo che è fatto di persone che sono sempre meno pazienti. Questa è un'indagine fatta pochi anni fa da Ascot, dove che faceva emergere sostanzialmente quanto la tempestività nelle risposte è diventato un must, la gente si aspetta di avere risposte immediate, a volte anche su temi complessi. Queste persone non sono solo meno pazienti, sono anche, e siamo quindi anche, diventati molto più scettici rispetto a molti anni fa. Nella stessa indagine, qui vedete quanto chi aveva risposto aveva valutato, diciamo, affidabile, degno di fiducia, figure professionali. Allora vediamola in alto i medici, questo probabilmente è fatto in questo momento, questa indagine confermerebbe o amplierebbe quello. In fondo, subito prima dei lobbisti politici e così via, troviamo chi si occupa di vendita e i marketer, quindi non siamo messi benissimo nella reputazione che abbiamo. Quindi le persone tendono a fidarsi abbastanza poco di certe categorie professionali. Come dico sempre, io da piccolo ho fatto il pompiere, è vero, e quindi mi consolo visto che sono là in cima al secondo posto. Avessi fatto il medico sarei stato ancora più credibile. Queste persone quindi si aspettano risposte e credono poco agli altri e lo fanno in mercati che sono sempre più complessi e competitivi. Per chiudere una vendita possono servire mesi. Questa è un'indagine, ad esempio, di Salesforce, altro player importante nel mondo delle tecnologie digitali, dove vedete, hanno fatto emergere quanto, in diverse aziende e settori servono mesi per arrivare a chiudere una vendita, quindi da quando parte a quando si arriva ad avere un contratto. Esistono settori che arrivano a superare l'anno. Allora è chiaro che in parte questo dipende dalle caratteristiche del settore. Probabilmente comprare un transatlantico è un processo che può essere un po' più lungo rispetto a comprare una bicicletta, però all'interno dello stesso settore poi si notano grandi differenze e questo dipende dal modello della. Quindi possono servire mesi per chiudere una vendita e un altro elemento emerso in questa indagine è legato a quanto è codificato e o lineare il processo di vendita. Anche questo è un dato interessante perché viene fuori da questa indagine che, ad esempio, il 36% delle aziende che rispondono dice che il processo di vendita è articolato in almeno 6-10 step, quindi un processo che passa attraverso diverse fasi.
In realtà, lavorando con le aziende, almeno nei contesti dove ci muoviamo noi, spesso viene fuori che rispetto a una domanda di quel genere, l'azienda non è in grado di rispondere, perché non ha codificato in realtà un processo di vendita. Il tutto è affidato alla capacità del commerciale. Tutto questo avviene, tra l'altro, dicevamo, mercati complessi con una proliferazione continua di canali. Cosa vuol dire? Vuol dire che un tempo chi erano i nostri concorrenti lo avevamo molto ben chiaro, anche da dove potevano arrivare come concorrenza. Oggi tutto si è aperto estremamente. Può darsi che i prossimi anni, anche in conseguenza di quello che stiamo vedendo, per alcuni settori portino a ridurre l'accesso di player, ad esempio, dall'estero, ma ciò non toglie che i canali di relazione, interazione tra l'azienda e i propri clienti sono diventati tantissimi. In alcuni casi il digitale la fa da padrone. In altri casi sono le fiere, ma alle fiere si sono aggiunte altre tipologie di eventi e quant'altro, al di là del fatto che in questo momento le fiere probabilmente diventano un canale e quindi anche un budget di spesa che si congela, incapace di esprimere il valore a cui eravamo abituati. Rispetto a dinamiche di questo tipo, due soluzioni. Una è che Luca si metta il cuore in pace, dica bene, tutto andrà bene, tutto tornerà come prima. Tutto andrà bene in questi mesi, è stato uno slogan abbastanza sfruttato, oppure che Luca decida di prendere una strada che è un po' diversa, quindi di fare quell'adattamento digitale di cui parlavamo.